Infiltrazioni d'acqua dentro e fuori della scuola. Questo è il quadro rappresentato dal dirigente scolastico dell'Istituto Beata Eustochia, Tindaro Sparacio, che ha denunciato le problematiche sia al comune di Messina sia all'azienda meridionale Acquedotto. La perdita idrica si trova esattamente davanti a uno degli ingressi principali della scuola, alle spalle di Via del Fante, sempre nel cuore del villaggio Annunziata. Un'entrata che viene utilizzata dai ragazzi della media e della primaria, che viene invasa dal flusso della condotta, soprattutto di prima mattina. A tutto questo si aggiunge la presenza di una cabina elettrica non a norma CE che si trova nel sottoscala vicino al refettorio, nonché spazio teatro per gli alunni, docenti e famiglie. Un impianto senza salvavita da sistemare al più presto, che non ha ricevuto alcun intervento da parte dei tecnici di Palazzo Zanca. Zone di umidità nel tetto di vari corridoi della scuola. C'era traccia di fondi stanziati dalla Cassa Depositi e Prestiti anche da spendere per queste manutenzioni, puntualizza il preside Sparacio. In 13 anni sarebbero dovuti saltare fuori, invece la cifra di 1.600.000 euro non è stata ritrovata. Chiediamo alle autorità competenti di effettuare accertamenti per la sicurezza dei ragazzi e per la trasparenza burocratica.